Ciao a tutti, oggi nuovo video haul, tempo permettendo ho messo anche la ring light, così vedete meglio. Iniziamo, sono anche truccata ma non vi dico cosa ho messo, lo dovete scoprire, dove sono truccata dovete scoprire come. Allora, mia mamma, da un negozio cinese comunque, mi ha preso questo porta oggetti per tutto il lillino, perché sapete il mio amore per il lilla, tutto il lilla bello, abbastanza capiente, con questo bastoncino di legno, non so a che prezzo perché non me l'ha detto. E mi ha preso anche cappuccino espresso, praticamente sono quelle per fare il cappuccino, sono caffettiere apposta per il cappuccino. Proverò, faremo anche il video in diretta della prova. Poi due cose che ho preso, io da il mio amore Zara mi hanno detto che ci sono anche magliette interessanti da reparto uomo, però non ho avuto tempo e ho preso, avete visto il colore, non è da me, e ho preso questa felpina color senape che con i capelli scuri secondo me risalta un sacco. La volevo prendere color nude marroncino, ma il fidanzato ha bocciato tutto. L'ho presa così, adesso voglio prendere anche una maglietta. E secondo me con il nero, con il blu, top. E questa l'ho pagata, è della nuova collezione autunnale, 9,95, cioè così, bianca o color nude. Ce n'è anche una bella malva, però aveva dei volani strani. Poi ho preso a 7,95, uso la taglia più larga, questa t-shirt, che io le t-shirt le uso tutto l'anno, con scritto "Say something in Spanish", così a caso, c'è così con il bordino rosso o così con un'altra scritta e il bordino senape in gialla. Questa l'ho pagata 7,95, graphic t-shirt, sì, nuova collezione autunno-inverno. Ultima cosa presa da Zara è Red Vanilla, il profumo, pagato 9,95 e mi piace tanto, come il mio Black Amber che è lì, troppo buono, ne ho usati tanti, però ho sentito anche tramite internet, ho letto un po' di recensioni e dicono che sono dei dupe di profumi famosi, non lo so. Poi da Ipersop ho preso, non mi ricordo il prezzo, però credo di suo sì, tutte le cose sparse, sì, roba sparsa. Comunque da Ipersop ho preso shampoo e balsamo dell'equilibrio alla linea all'aloe, ho visto recensioni abbastanza positive, ho finito i miei adorati shampoo e balsamo della Yves Rocher e volevo provare questi shampoo e balsamo. Hanno parlato bene quello della linea Argan, però proviamo anche questo. Poi ho la linea Equilibra Aloe Corpo, la adoro, speriamo che siano buoni anche qui i capelli. Comunque il costo è medio-basso, quindi sono conversione da 250 a 200 ml, quindi è un grosso risparmio. E ho
Invece, no, da Ipershop ho preso queste. Sì, perché da Tico Tan non c'erano. Non tiene shampoo dell'Equilibra né di Omia. Volevo prendere quello dell'Omia, però era più piccola la confezione, ce n'è meno. Invece da Tico Tan a 5,99 che è in offerta. Scrub salino modellante dell'Equilibra, è un boccione da 600 grammi. Visto che ho finito il mio sfogliante di Delvea, ho finito un sacco di cose di nuovo. Poi sempre da, allora, il parole regali di mamma ve l'ho fatto vedere, Zara ve l'ho fatto vedere, Ipershop ve l'ho fatto vedere, Tigotà c'è un po' di cosine. Innanzitutto, vabbè, lo scrub. Poi ho preso oggi, c'è anche lo scontetto, questa è la spesa, anche lo scontrino annesso. Ho preso 50 tea light per mettere sotto il bruciacandele, l'ho pagato 2,99 50 pezzi, queste finiscono quasi subito. Poi ho preso a 5,40 lo spray auricolare, che mi ci trovo molto bene, è la seconda confezione che compro, a 5,40 euro. Poi ho preso spuma di champagne bianco puro Oxy Active a 1,99 euro per sbiancare gli indumenti. E ho preso sempre per la lavatrice, quando è anticalcare la lavatrice, a 2,99 euro. Sì. Poi dai cinesi, altro negozio cinese, ho preso lavatrice detergente, ecco, detergente ipoallergenico della Chantecler. Questo qui l'ho pagato intorno ai 3 euro e qualcosa, era molto conveniente visto che più o meno negli altri viene a 4 euro, io l'ho pagato 3 euro e qualcosa. E ho preso l'ammorbidente a 2 euro e tanti della Winnie's, ammorbidente che adoro. Poi dai cinghini ho preso questi due paio di orecchini senza nickel, cadmio e cambio della Missy Accessories Firenze, questi a 2,90 euro, forse vedete così, e questi a 3,90 euro fatti a diamantino, molto molto carini. Ultime cose, sì, il mio piccolo ordine da Kiko, tipo il negozio online, non il negozio fisico, mi è arrivato in questa scatolina carinissima, con tutta la bolla e tutto il resto. Ho preso una Hydra Pro Mask, che è una maschera idratante, vediamo se c'è il prezzo, ma non credo, no. Comunque in tutto ho speso 21 euro, perché oltre 20 euro non pagate la spedizione. Ho preso questa Hydra Pro Mask, non so se la metto a fuoco dove si vede. È una maschera idratante per tutti i tipi di pelle e contiene acido ialuronico. Ho già provato, mi piace molto. Poi ho preso sempre della linea skincare lip scrub, che è piaciuto molto anche a Clio Makeup, lo vedete piccolino, questo ve lo faccio vedere aperto, fatto così. E tipo burro cacao rossetto, è molto carino.
e scrubba per davvero le labbra. Poi ho preso due ombretti liquidi, sì, uno della linea Gold Waves, uno della linea Permanente di Kiko, il Kiko Milano Cream Crush Lasting Color Eyeshadow, tonalità 05, che era l'unica, sì, era l'unica presente sul sito, ed è molto carino, è tipo oro rosato, in videocamera sembra argento, ma è oro rosato, tipo non oro rosato, è argento rosato, ha un sottotono rosato, molto carino, fa l'effetto glitter sulla palpebra, quindi molto bello e dura tantissimo. Poi ho preso della Gold Waves Metallic Eyeshadow, il numero 03, che è fatto così, sì, è un po' sporco perché l'ho usato, e è un marrone metallico, che vi dirò, sulla palpebra diventa un po' verdastro, non so come mai, o la mia palpebra diventa verdastro. Fatto che sì, dovrei aver finito con gli acquisti, ok, così posso sistemare un po' tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. C'è roba che si vede, lasciamo stare, c'è il nostro amico Io sempre presente. E niente, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, lasciate un commentino, iscrivetevi al canale perché è gratuito e azionate la campanellina, seguitemi sui miei social preferiti, cioè Instagram, Instagram è il mio social preferito. E niente, saluto e mando un grosso bacio, ciao ciao!